Salve a tutte e tutti, amiche ed amici che mi seguite in YouTube. Io questa mattina ho caricato un altro video, ho fatto e caricato un altro video. Purtroppo mi sembra che con l'editore che ho usato di video, che doveva farlo con degli effetti speciali, gli effetti sono stati così speciali che in pratica si è tagliato l'audio, zompava l'immagine, insomma è stato veramente un video con effetti speciali. Io lo lascio per farvi vedere come è venuto speciale il video e poi vi chiedo a tutte e tutti voi se conoscete degli editori di video per un tablet con Android 4.2.2 credo, perché io non riesco a trovare un buon editore di video per non entrare nel computer. Allora passiamo al tema di oggi. Io già avevo fatto un video su la colomba bianca che è stata attaccata quando liberata nel Vaticano e uccisa o divorata da dei gabbiani, da un corvo e da un gabbiano. Ma non è la prima volta che io, quando vedo liberare delle colombe, per esempio non solo nel Vaticano li liberano, in tutto il mondo, io mi domando: ma poi queste colombe che sono create accoppiando un padre con i geni recessivi albini e una madre anche che abbia geni recessivi albini, una colomba bianca così in natura si estingue, perché i predatori la scoverebbero e la ucciderebbero, come è successo. Allora, una volta che le liberano queste colombe bianche in tutto il mondo, che fine fanno? Come sopravvivono nel medio ambiente? Dove vanno? Perché io a Roma ho sempre visto un sacco di colombe, ma bianche no, eppure in molti atti, addirittura dell'unità, liberavano colombe bianche. Non so. E quindi, ecco, questo è un interrogante. Chi mi potrà rispondere? Che fine fanno le colombe albine una volta che le liberano? Sopravviveranno? O non è la prima volta che liberano delle colombe perché portino pace al mondo e invece poi muoiono, che non riescono a sopravvivere? Io devo prendere l'abitudine a guardare solo e esclusivamente la camera, perché mi viene la tentazione di guardare lo schermo. E quindi niente, ho fatto questo secondo video oggi, perché il primo è andato male. Speriamo adesso che il tablet lo carichi bene e non mi faccia la voce da paperino, che poi YouTube, quelli di YouTube mi dicono che ho usato un editore di suono. Invece no, non edito il suono. E che il tablet mi fa la voce qua 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 qua. Allora, lasciandovi con questo interrogante, un saluto a tutte e tutti quelli che mi seguono e al più presto farò dei video. Ma io vi ripeto e vi domando: che fine faranno le colombe bianche che liberano nelle manifestazioni pacifiche? Perché poveracce, che facciano una brutta fine per auspicare la pace. È un po' come nell'antichità, che si facevano dei sacrifici per vivere in pace. Allora che uccidiamo o liberiamo, abbandoniamo a se stesse le colombe bianche perché venga la pace? Cioè, sarebbe una specie di rito pagano sacrificale, la vita per la vita. Arrivederci. Mi raccomando, Marco Travaglio, io insisto, se mi vuoi come collaboratore del tuo Fatto Quotidiano, eccomi qua. E poi, se mi volete come capitano della nave che sta senza nocchiero, senza condottiero, eccomi qua. Altro che interne o non interne. Che pensi lì? Vengo io e metto tutto a posto. Poi c'erano delle battute questa mattina, ma non me le sono scritte. A me mi vengono in mente e dico, le vado accumulando, mi ricordo quello che devo dire. Io non ho l'abitudine di farmi un copione, perché non voglio
che si creda poi che imparo le cose a memoria, e poi me le scordo in blocco le battute che avevo, quindi adesso devo avere sempre un taccuino piccolino per scrivermele. Beh, cari amiche e amici, questo è tutto. Poi vi volevo dire, già ve l'ho detto, ma forse non ci avrete prestato attenzione, che io voglio ritornare a editare dei commentari ai libri. Però voglio aggiungere, come succede in molti canali, dei video e delle foto in coda ai video, sui commentari ai libri, che mi mandate voi. Io non so come si fa, come me le mandate, i filmati, i video, i brani, però voi dovreste fare così, delle foto, dei video, facendo le foto così, e il video è accattatevillo. Ecco, se voi mi mandate creativamente, anche in gruppo, accattatevillo, guardate le mie recensioni, i miei commentari, meglio dire, ai libri nel mio angolo letterario, e a volte presento i libri così, no? Adesso ho l'onore di presentarvi, ecco, potete anche registrare questo, niente cocò di meno che, oppure, immo, no, ma suona meglio, accattatevillo, accattatevillo, così, no? Oppure, com'era che niente cocò di meno che oggi hanno fatto 30 gradi la mattina, dall'una e mezza o due in poi 16 gradi, stiamo in estate, il cielo è plumbeo, grigio. Veramente, non si capisce. Guardate un po'. Qua sembra che deve nevicare. Vedete? Cielo grigio. E pensare che questa mattina si moriva dal caldo. Io infatti ho la camicetta di cotone ed estiva, mi devo mettere pantaloni larghi e tutto il resto perché fa un freddo, e poi devo imparare a guardare in camera. Quindi mi raccomando, mandatevi per fare delle chiusure ai miei video, cioè accattatevillo, oppure niente cocò di meno che foto o soprattutto video, e se siete in molti organizzatevi, fate delle scenografie e poi spiegatemi come posso aggregare, magari registrate in Common Creative CC, quando diritti d'autore CC, Common Creative, e io poi cerco i video che voi mi date il titolo e li aggrego una volta che l'ho editato e caricato in YouTube. Adesso carico direttamente dal tablet. Ciao, ciao Travaglio, Marco, mi raccomando, conto su di te, anche perché posso offrirti la mia collaborazione al tuo giornale, Il Fatto Quotidiano, perché sono disoccupato, sai. Ciao.